La primavera delle idee, e questo il titolo dell'incontro organizzato dall'onorevole Fabrizio Di Stefano e appoggiato dal gruppo consigliare di Forza Italia in Regione Abruzzo, Fondazione Cantiere Abruzzo e il gruppo al Parlamento Europeo. Parlare di prospettive, di condizioni e soprattutto di volontà per un rinascimento sia della Regione Abruzzo che del centrodestra abruzzese. È una classe che vuole proporsi come essere classe dirigente, che ha bisogno di essere classe dirigente, deve non soltanto, come giusto e come sta facendo, indicare le carenze di questa amministrazione nazionale e regionale, ma deve anche essere capace poi, dopo la critica, anche di fare la parte costruence, cioè di dire quali sono le idee e progetti su cui poter rilanciare una regione in difficoltà come l'Abruzzo. Una regione che conosce un momento di crisi economica davvero straordinario e in cui questa guida regionale è stata fallimentare, perché se vediamo tutti gli indici di crescita sono stati tutti negativi e noi dovremmo interrogarci e porci il motivo per cui una promessa, quella del Presidente D'Alfonso, di fare dell'Abruzzo una regione facile, una regione veloce, una regione sicura, si è invece trasformata in una regione fallimentare. Credo che l'Abruzzo però ha spalle forti, ha orgoglio e ha vitalità per riprendersi, occorrono delle idee. E noi allora oggi proponiamo non soltanto un'analisi fortemente critica di questo quadro regionale, accompagnata a un'analisi altrettanto critica del quadro nazionale, ma siamo pronti anche a dire che siamo in grado di mettere in campo delle idee. Importante la partecipazione dei giovani, su cui la politica deve tornare a sperare e nutrire fiducia. Nasce da parte dei giovani e infatti questa nostra iniziativa è accompagnata dalla presenza di tanti giovani e questo ci riempie ovviamente di grande orgoglio ma anche di grande responsabilità. Orgoglio perché vuol dire che siamo ancora in grado di parlare ai giovani e di dare loro delle speranze, ma dare a loro anche un esempio di valori.